Come stai, prima di tutto? Bene, bene, molto bene, meglio. Grazie mille, mi sto riprendendo. Anzi, dai, devo dire bene. Un po' di acciacchini, ma bene. Chi non ce li ha, gli acciacchini? Sì, Federico, sì, hai ragione. Stiamo tutti con gli acciacchini. L'importante è poi superare e andare avanti. L'ultima volta hai preso un po' di paura, eh? Ma abbastanza paura, però si va avanti. Oltretutto stavi prendendo un aereo per andare a Los Angeles. La mattina avrei avuto un volo per Los Angeles e fortunatamente ho avuto dei sintomi durante la notte, perché se avessi avuto quello che ho avuto in volo sarebbe stato, diciamo, fatale, ecco, per dirla, sì, perché è così, quindi. Sì, perché queste sono, insomma, vabbè, peraltro tu sai che io quando avevo 16 anni ho avuto la stessa cosa tua, stiamo parlando di un'emorragia interna, sì. Per cui ne ho avute 3 di melene, si chiamano melene. Io avevo un'ucera come te. Io ne avevo 2. Tu 2? Facciamo a gara, vedi? Ne avevo 2 e poi in realtà sono stati molto bravi i dottori, perché ho avuto 2 ulcere che mi hanno fatto perdere la metà del sangue che avevo in corpo, e fortunatamente si sono accorti poi che ho avuto anche un principio ischemico allo stomaco e se ne sono accorti in tempo, perché insomma era un'altra cosa abbastanza grave, ecco. Senti, negli ultimi anni tu hai dei rapporti, diciamo, molto stretti con i medici. Io dico sempre che in famiglia bisogna avere un medico e un avvocato e stai sempre al sicuro, no? Perché poi nascono anche dei rapporti, certo, credo, anche di amicizia, anche dei legami. Assolutamente. Sentimentali, tra virgolette, di grande amicizia. Solo sentimentale, è anche di una riconoscenza... strana, perché quante persone si trovano ad essere riconoscenti per essere in vita, no? Certo. per una persona che ti ha salvato la vita, ecco, io ne conto almeno 3 nella mia vita che sono state fondamentali per essere ancora qua. Hai avuto paura di qualche volta di... Certo, ha voglia, ma tuttora non ti nego che insomma la paura è tanta, perché comunque 34 anni, ne ho viste un po', e il mio fisico ho capito che ha reagito insomma a delle cose abbastanza invasive, anche a distanza di tempo, e poi sai, c'è il corpo da una parte e c'è la mente dall'altra, e non bisogna mai sottovalutare le due cose. Siamo un po' portati a pensare che il fisico bisogna tenere... il fisico sano, ma la mente a volte la trascuriamo, no? E invece a volte vanno di pari passo, e anzi, a volte la mente può essere una prerogativa più importante, no? Io penso che la mente sia molto difficile da gestire, perché ci sono dei momenti dove, ed è la cosa che più mi fa paura, quella di non riuscire a dominare, no? Il tuo cervello, cioè quello che tu fai, quello che tu pensi, nel senso che ci sono dei momenti dove ognuno di noi, o perlomeno tanti di noi, o forse le persone più sensibili, le persone con l'ipersensibilità. La statistica dice che sono tante le persone che soffrono di problemi di salute mentale, e che se ne parla poco. Vogliamo parlare un attimo, poi io voglio parlare, certo, con te di tutto, però questo tema mi sta molto a cuore per tanti motivi. E vogliamo far capire in che cosa consiste esattamente la salute mentale? Perché dobbiamo anche spiegarlo, no? Da chi sta a casa. Allora, innanzitutto io posso parlare per la mia esperienza, perché ovviamente è check-up. Esatto, non ho alcun... siamo a check-up. Esatto. Quindi per quel che concerne la mia esperienza, io mi sono trovato a dover letteralmente fare i conti con la possibilità di morire, e ricordo che il pensiero, insomma, devi affrontare una cosa grande, no? Forse l'evento più importante che ognuno di noi prima o poi dovrà affrontare, no? Affrontarlo in maniera così precoce
non è sano, non è sano per la tua mente, perché sicuramente è traumatico. E questa cosa, anche dopo l'intervento, anche dopo aver curato la malattia, senza che me ne accorgessi, si è portato dietro degli strascichi. Ma è normale. Quindi io a un certo punto avevo una sorta di... avevo questa volontà di fare indigestione di vita, e quindi dormivo poco, cioè uscivo sempre, cercavo di frequentare più persone possibili. Sì, sì. E praticamente poi, associato ad una cura farmacologica, perché poi ci sono delle medicine, fortunatamente, così come quando ti rompi una gamba che ti metti il gesso, se nella tua mente c'è qualcosa che non va, non bisogna aver paura di prendere farmaci e di andare da uno specialista che li dà. E su questo, secondo me, c'è ancora un grande stigma, che io stesso, devo dire, avevo questo pregiudizio e la paura di affrontare questo tipo di percorso. Sfortuna vuole che la mia prima esperienza con i farmaci non sia stata delle migliori, perché mi sono ritrovato a prendere più di 7 psicofarmaci di categorie diverse dall'altra, tutti insieme, che mi hanno portato ad avere una cosa che tecnicamente si chiama attacco ipomaniacale, ma sostanzialmente significa che non dormi, sei molto agitato, non sei lucido e fai cose strambe. E io di cose strambe ne ho fatte, e ho messo a rischio veramente la stabilità della mia famiglia, oltre che la mia stabilità fisica, no? E quindi è stato un percorso molto difficile. Poi dover smettere, uscirne fuori, dover perché uscirne in qualche fuori. Maniera c'è una dipendenza poi, no? Ma non è tanto la dipendenza fisica in sé, è tanto che, guarda, ti dico tecnicamente, io dopo Sanremo, se non fosse già stato evidente, io ero proprio nel culmine della mia poca lucidità durante Sanremo. Dopo qualche settimana la mia bocca smette di funzionare, nel senso che inizio ad avere dei tic nervosi alla bocca, e non riesco più quasi a parlare, no? E non riesco sicuramente a parlare in maniera fluida. Quindi stoppo immediatamente tutti, sia gli antidepressivi, farmaci, che i farmaci che senza prendevo. Senza scalare un po' la volta. Li ho dovuti stoppare senza Federico. Scalare. E quindi ho avuto questa cosa che si chiama effetto da rebound. Rebound. Che è bruttino, perché tu sono stato 2 settimane senza riuscire a camminare con i crampi alle gambe, sogni, non riuscivo a distinguere i sogni dalla realtà. Sudori freddi, disorientamento, è stata parecchio tosta, ma diciamo che il percorso più difficile è arrivato dopo, quando io non avevo più farmaci che mi supportavano, e quindi sono caduto in una depressione molto profonda, e c'è voluto un po', diciamo, per risalire la china. Però, insomma, come se ne esce? Se ne esce facendosi seguire da degli specialisti. Attualmente seguire questo tipo di percorsi in Italia è un privilegio, e secondo me è assurdo che sia ancora un privilegio. Cioè, io credo che, così come la salute del corpo debba essere coperta dal sistema sanitario nazionale, anche la salute della mente debba essere messa sullo stesso piano, perché non può essere un privilegio per pochi, deve essere una cosa, un diritto per tutti quanti. Io la penso come te, perché solo chi l'ha provato sa, solo chi l'ha provato conosce questo baratro. Io sostengo anche che poi a un certo punto ne esci con l'aiuto dei medici, ma secondo me ne esci da solo. Io mi piacerebbe pensarla così. Io cioè, ti devi dire, mo basta, mo devo reagire, ma sai, adesso devo andare avanti, adesso ho i figli. Ecco, c'è una cosa secondo me che, se io oggi sono ancora qua e non ho, diciamo, pensato ad altro, cioè non che non ci abbia pensato, ma diciamo che non sia andato oltre la progettualità, mettiamola così,
è semplicemente per la mia famiglia, perché sennò a volte il dolore è talmente forte che pensi anche a gesti estremi per porre fine a questo tipo di dolore, ecco. Però hai delle responsabilità, hai dei figli e il pensiero di recare un danno così grande alle cose, alle persone a cui tieni di più è una cosa che ti frena, sicuramente.